schermaglie continuano. In attesa degli stessi simboli, i leader vanno all'attacco. Di buon mattino Silvio Berlusconi si collega con Radio Radio, un'emittente romana, e se la prende di nuovo con Monti. E come tutti i professori dice, lontano dalla realtà e parla così perché ha lo stipendio sicuro e non conosce le difficoltà che ha un'impresa. Il Cavaliere dunque sposa la linea Brunetta contro il quale si scaglia il professore. Sta portando, afferma Monti in diretta su Uno Mattina, con una certa statura accademica, il PDL su posizioni piuttosto estreme e settarie. Ma il premier uscente, che annuncia il nome della sua lista, Monti per l'Italia, lancia frecciate anche contro Bersani. Lasci i conservatori, gli consiglia il professore. Una risposta diretta alle critiche di Stefano Fassina, responsabile economico del PD, che aveva accusato Monti di scegliere i candidati al Rotary Club. Si aggiorni, ho fatto cose in Europa per le quali sono ricordato e quasi tutte sono contro i potenti, spiega il presidente del Consiglio uscente, riferendosi alla multa comminata alla Microsoft quando era commissario europeo alla concorrenza. Non silenzio nessuno, risponde a stretto giro Bersani, mentre il leader di SEL, Nico Ivendola, taglia corto. Respingeremo l'arroganza di Monti. Tutto questo mentre in casa PD le prove di dialogo sembrano aver dato i frutti. Pranzo di lavoro per Bersani e Renzi, che, afferma il segretario, avrà un ruolo attivo e il suo rivale alle primarie conferma: non andrò via con il pallone.